È stato un tour impegnativo, un tour in cui la Forza Armata ha messo in campo delle professionalità diversificate e incredibili che ci hanno permesso di compiere una vera e propria avventura. Immagini delle esibizioni che hanno portato le nostre frecce tricolori dall'altra parte del mondo, in un tour tra Canada e Nord America di grandissimo successo. Immagini che sono state presentate al loro ritorno in Italia di Strana, accolti non solo dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica, ma dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha ascoltato con interesse quello che in gergo è stato un debriefing del comandante della pattuglia sulla missione. Il 10 giugno di quest'estate siamo partiti da Rivolto, quando con 11 MB e con i velivoli di supporto abbiamo lasciato l'Italia, abbiamo fatto scalo nell'Europa continentale, poi in Scozia, poi in Islanda, poi in Groenlandia, una grande sfida per noi atterrare in posti così remoti, per poi giungere in Canada. Da lì è stato un susseguirsi di esibizioni, ma soprattutto di incontri con i nostri emigranti, come ha ricordato il comandante dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Avevamo l'esigenza di ringraziare gli italoamericani che in silenzio vivono laggiù. A Chicago, per esempio, a Little Italy hanno ricevuto una festa con tutte macchine, la gente per strada, erano gli eroi del momento, la gente è corsa come passaparola, perché mano a mano che sapevano che stavano arrivando si spostavano da uno stato all'altro degli Stati Uniti per vederli e per abbracciarli. Ma la base di Strana è stata anche la cornice per la presentazione dei nuovi aerei delle frecce tricolori. Sono i 346 dell'italiana Leonardo, con un'altrettanta firma italiana famosa nel mondo, Pininfarina. Aerei presentati così. Ci abbiamo lavorato abbastanza tempo, ma l'idea è nata subito, perché, come dicevo, la passione, le emozioni, il senso del design che i nostri designer hanno, li hanno accettati, e poi lavorare per un oggetto del genere ha eccitato la creatività, e quindi in un tempo rapidissimo siamo arrivati alla convergenza. Senta, questa idea di vedere il tricolore anche sulla pancia del velivolo. Questo senz'altro, perché gli aerei purtroppo noi li vediamo dal basso mentre fanno le evoluzioni, e allora vedere il tricolore anche dal basso è eccezionale.